Francesca Cipriani in ospedale dopo l'ennesimo intervento al seno, rimossa alcune cisti. L'ex pupa a pomeriggio 5, le punture di acido ialuronico hanno provocato le cisti. Problemi di salute per l'esuberante Francesca Cipriani. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 13 è finita in ospedale dopo l'ennesimo intervento estetico al seno. A rivelarlo è stata la diretta interessata nel rotocalco pomeriggio 5, dichiarando al pubblico che è stata costretta a farlo per una ragione molto seria. Dopo l'esperienza nel reality targato Magnolia, la 33enne abruzzese si è sottoposta ad una mammografia scoprendo di avere delle vistose cisti al petto, che ha dovuto togliere immediatamente. Il problema è stato causato da una serie di punture di acido ialuronico che l'ex pupa ha fatto diverso tempo fa. L'ex naufraga ha dovuto togliere delle cisti al seno. Per colpa di alcune punturine mi sono spuntate delle cisti che ho dovuto rimuovere. In più, una protesi era abbassata, ha dichiarato la Cipriani nel contenitore di Barbara D'Urso. Questa è la terza operazione chirurgica che Francesca effettua al seno. Qualche anno fa lo aveva infatti ritoccato altre due volte. Poi già che c'ero, visto che erano trascorsi quasi 10 anni, ho cambiato anche le protesi. Ora porto l'ottava, ha detto l'ex pupa. Inoltre, la 33enne ha fatto un paio di interventi ai glutei, dopo che il primo le avrebbe causato alcuni problemi. Nel 2010 un chirurgo estetico ha inserito le protesi sotto il muscolo dei glutei, ma la ferita non è guarita. Qualche settimana dopo, il medico ha tentato nuovamente di inserirle e secondo il racconto di Francesca, questo le avrebbe provocato un ulteriore danno. A quanto pare, quest'inconveniente avrebbe creato dei danni fisici e psichici all'abruzzese che per diverso tempo sarebbe stata costretta a stare lontano dalle telecamere. La Cipriani e il danno fisico ai glutei. Le hanno riconosciuto un danno psichico. Dopo circa 2 anni è stata risarcita di ben 60.000 euro, i soldi che ha speso per farsi il sederino, ha dichiarato la signora Rita, la madre della Cipriani. Francesca, però, non ha mai ricorso alla chirurgia estetica al viso. E lo specchio della mia anima, a me piace così, ha ribadito l'ex naufraga nel programma pomeridiano di Canale 5. Dopo quest'imprevisto al seno, l'abruzzese eviterà di fare altri ritocchini? Se vinco mi sparo la decima, aveva dichiarato la showgirl durante la sua permanenza in Honduras. Per fortuna il reality è stato vinto da Mino Formicola. Se desiderate ricevere altre informazioni sull'ex partecipante della Pupa e il Secchione consigliamo a tutti di seguire il canale Gossip.